luce! Madonna, che luce! Quanto pensamento mi dovrai mai costare? Comprate la Coca-Cola! Non avevo idea... Sto finendo le idee per le intro. Fatto sta che la cosa più importante è che siamo tornati su Celtus Singularity. Come al solito con il nostro sponsor della Coca-Cola, non ufficiale, è il tappo delle penne Bic. E ovviamente le penne Bic perché... come dire, non c'è due senza tre. Comunque, penso che passerò il lavoro di editing a un mio amico, se lo vuole fare. Quindi, mio amico, se stai guardando questo video, ciao! Complimenti di aver editato il video. Per favore, editalo, non so editare, io sono più una persona a cui piace registrare. Fatto sta che siamo tornati su Celtus Singularity. E se vi ricordate... se vi ricordate bene... L'ultima volta... Scusate un attimo, eh. Non avevo messo abbastanza acqua nella bottiglia della Coca-Cola. Ecco il problema vero. Se vi ricordate, nello scorso episodio di Celtus Singularity... ci eravamo fermati... Perché abbiamo avuto problemi con l'avanzare e il costo di tutto, costava tutto troppe idee. Ma adesso ho un trilione di idee e pensate, ma un gamer casuale sul tubo, non basteranno mai così poche idee. E siete, avete assolutamente ragione. But, ho scoperto questa cosa che se cliccate su questo fulminetto qui sotto, potete utilizzare 4 di Darwinium per ottenere un trilione di idee. Il bello è che più andiamo avanti, più idee possiamo ottenere. E voi dite, è ok, il Darwinium, però non si trova così facilmente. Quando ne avrai tantissimo? Ne ho 12 pezzi, con le ricompense giornaliere. Ah, parlando di ricompense giornaliere, ho ottenuto lo squalo di Capodanno a caso, tramite ricompense giornaliere. Comunque ho anche un paio di achievement completati. Ok, direi di salire. Allora, ho preso l'età atomica e il volo. Non ricordo fino a dove siamo arrivati l'ultima volta. Cioè, precisamente, però mi leggo la descrizione dell'età atomica. Non è l'ultima epoca. Se stai attento, fai attenzione a non far bombardare la gente a vicenda. Ah, è per questo che dobbiamo stare attenti con questa epoca. Ma hey, prendiamo il transitore. Dobbiamo procedere. Transitore, non so cosa sia. Uno dei mattoni del dispositivo elettronico moderno. Il transitore possono amplificare o intercambiare segnali elettrici. Senza di loro internet non esisterebbe. Bene. Ah, tra l'altro ragazzi, c'è che internet... volevo dirvi di andare a controllare il mio canale YouTube, che era quello principale. Gli iscritti di vecchia data se lo ricorderanno. Sia Nintendo Gamer 05. Spero di mettere il link in descrizione. Ho ripreso a fare video su quel canale. Ok ragazzi. Dobbiamo andare avanti con l'umanità. Circuito integrato, più piccola, economica e veloce. Ora possiamo rendere tale la nostra tecnologia usando piccoli chip pieni di transitori ancora più piccoli per immagazzinare informazioni. Ok. Quindi un po' un cloud. Computer, è importante sta roba. Sì, proprio importante, ma in ogni caso, perché... Come avremo sto gioco senza computer? La nostra società si è evoluta con le macchine. Da simili, umili origini. Ora abbiamo costruito i computer. Basta macchine programmabili per compiere tanti lavori. Chissà fin dove andremo con ciò.
Mi spiace, David, purtroppo non posso farlo. HAL 9000. Credo sia un riferimento a un film, non lo so. Oh, però la televisione è importante, se no... Come facciamo le nostre commercial? Televisione è tutto l'intrattenimento del cinema nella comodità a casa tua. Peccato che non abbiamo un cacchio di cinema in questo pianeta, su questo pianeta, vabbè. Scienza moderna. Notate anche voi che è tipo la stessa immagine. Scienza moderna, intanto prendiamola. Le scoperte monumentali del XIX e XX secolo aprono la strada alla scienza per progredire più velocemente in modo più impressionante. Ora di qualsiasi altro periodo della storia. Wow, ha sbloccato roba la scienza moderna. Propellente liquido. Per decenni i razzi sono stati alimentati... Che razzi? Dove li abbiamo visti i razzi su sto gioco? Questo è un razzo? Ho già fatto la stessa battuta con fuochi d'artificio, ok. Per decenni i razzi sono stati alimentati dalla polvere da sparo, rendendole più pesanti e più volatili. Il propellente liquido riduce i costi e consente ai razzi di contenere più carburante. Buono per Elon Musk, suppongo. E per un'altra cosa, ovviamente, che potreste già intuire, if you are a smart boy. Recupero del paracadute. Aggiungendo i paracaduti ai razzi, siamo in grado di rallentare la discesa a terra in modo che possano essere utilizzati per lanci multipli. Bene. Razzo versione 2, suppongo. Non c'è la versione 1, state tranquilli. Credo costasse più idee, vabbò. Quando qualche svitato, ha costruito un razzo che colpisce bersagli distanti 200 miglia. Diamogli qualche altro anno e mirerà alla luna. Che ci stiamo avvicinando ai tempi moderni, ragazzi, Se no, mamma, la plastica è utile, certo. Ma problemi ambientali con la plastica. Però possiamo avere una paperella di gomma, quindi va bene. Paperella di gomma in plastica? Fuori da casa mia! Sintetizzando i composti organici, possiamo creare materiali più forti e usarli per tutto. Vestiti, confezioni, giocattoli e materiali da costruzione. Evviva! Robotica? Colone umanoide? Per anni l'idea dei robot macchine costruite a nostra immagine per servire ai nostri bisogni ci ha affascinato. Questi sogni stanno diventando una realtà. I robot ci aiutano in tutto, dalle faccende domestiche ai lavori in fabbrica. Raga, sappiate una cosa di me? Io non sono il più grande appassionato di film di fantascienza, perché il futuro mi spaventa. Quindi se adesso prendo sta roba e c'è l'apocalisse dei robot, io ho paura. Ok, per un secondo pensavo facesse un jumpscare. Vabbò, l'ho presa, tanto per, mi stava battendo il piede tipo... Bomba atomica! No, per favore, abbiamo detto che dobbiamo stare attenti! Gioco, mi hai detto che devo stare attento, perché mi vuoi far fare la bomba atomica? Vabbò. Quando dividiamo l'atomo, creiamo un'arma che va oltre la nostra conoscenza. Stiamo forse cercando l'arma Geddon? Sono stupido, cos'è l'arma Geddon? Wow. L'umanità ha ottenuto l'abilità di autodistruggersi. Proprio quello che volevo, guarda! Meno male che dovevamo stare attenti. Ci autodistruggeremo a Vicenza. Wow, roba. Missile balistico intercontinentale. Andiamo avanti più di qua, che voglio andare tipo su Marte o cose del genere. Sì, giusto, sulla Luna. Scusate, perché prima c'è la Luna. Questi missili guidati sono stati progettati per fornire armi nucleari ai loro bersagli. Speriamo che nessuno li usi mai. Beh, troppo tardi, gioco. Mi ha già costretto a prendere la bomba atomica. Bam! Sputnik. Insomma, il primo oggetto che viene lanciato nello spazio tipo russo. Il primo satellite al mondo, lo Sputnik U, lanciato dall'Unione Sovietica, URSS, nel 1957. Orbitò sulla Terra per 3 settimane. Scaturì dallo spazio tra gli Stati Uniti e la Russia e ci insegnò nuove informazioni sull'atmosfera del pianeta. Vedete, ragazzi, stiamo imparando roba.
così arriveremo allo spazio right now in real life. Sarebbe bello andare tipo a vivere su Marte. Magari nel 2050 sarà possibile, che ne so. Corsa allo spazio. Ma qua c'è un sacco di spazio! Arriva una persona a Coca-Cola e mi uccide. Corsa allo spazio, la partita. Lì c'è spazio! Andiamo! Molto probabilmente non si è neanche vista la battuta. Perché ho angolato male la webcam. Vabbè. Ultimo upgrade per il video. Corsa allo spazio. Durante questo periodo di feroce competizione tra i due paesi, sia la Russia che gli Stati Uniti, quindi la guerra fredda, hanno fatto nuove scoperte e contribuito a spingere la razza umana verso l'era dell'esplorazione spaziale. Bene, perché diciamoci la verità, qui su questo pianeta non si sta andando molto bene con il riscaldamento globale e problemi ambientali. The solution: andare su un altro pianeta, andare su Marte, colonizzarlo e vivere lì. Problem solving, ragazzi. Veramente, siamo in una situazione critica. Abbiamo fatto molti progressi, siamo quasi arrivati all'età moderna. Anzi, siamo all'età moderna, però non la prendo in questo video per trollarvi. Quindi il video c'è un pochino lunghetto. Dopo prendiamo l'età dell'informazione. L'età in cui ti trovi nel gioco. Questo gioco è possibile per merito di quest'era. Grazie. Ora abbiamo un computer, una scatola. Cos'è sto scotto? No, sarà un vecchio computer proprio. Che non è neanche realistico, perché i primi computer erano tipo grandi come un cacchio di edificio. E adesso abbiamo i tre oggetti che guardano le montagne. Evviva! Vabbè, concludiamo il video. Wow, calmo. Concludiamo il video con l'energia nucleare. A livello atomico viene rilasciata tanta di quell'energia. Ora possiamo immagazzinare queste reazioni per i nostri scopi. Good. Meglio per... Basta che non ci bombardiamo. Fatto sta che, ragazzi, l'energia nucleare è utilizzata in America. In Italia, credo, non sono un intellettuale su ste cose. In Italia abbiamo l'energia idroelettrica. Meglio così, non vogliamo un fenomeno come Chernobyl. Spooky. Vabbè, ciao, video bello, brutto, finito. Ciao!